me come squadra, a parte che classifica non è buona, nonostante i 3 punti di Terni, però per me è una squadra che ha dei giocatori importanti. Praticamente ora si sono messi a giocare sto 5-3-2, mentre prima giocavano con 4 dietro, anche se penso che ci mancherà un difensore centrale. E quindi bisogna vedere come si sistemano. Da parte nostra dobbiamo cercare di giocare nostro, sperando di essere più aggressivi e propositivi. Ma non credo che sono più abituati, visto che noi ci alleniamo sempre sul sintetico, quindi non è problema di terreno, il problema sono magari dimensioni, forse è un po' più stretto. E poi dipende chi è più attivo, nel senso sul campo più stretto è meglio aggredire perché ci sono pochi spazi. In settimana Balzano ha dichiarato c'è ancora tempo per vedere Zemallandia. Lei la pensa allo stesso modo? Vabbè, io spero che giocheremo un calcio propositivo che serve a qualcosa. Per ora ci sono momenti in cui giochiamo tanto per giocare, senza significato. Del resto, se Perotta ha giocato più di 80 palloni contro la Salernitana non è normale. Come difensore centrale quando ne tocca 30 già è troppo. Ma noi lavoriamo per questo, per cercare di abituarsi a giocare un certo tipo di calcio e certi movimenti poi. Cioè quando riesce, visto che noi ultimi tempi non abbiamo fatto tanti gol, vuol dire che non riesce. I movimenti ci sono, il problema è che tipo ultima partita a Frosinone abbiamo giocato troppo sui piedi e poco sui spazi liberi. Io voglio obbligarli di andare a cercarsi anche dentro area spazio libero. Sì, l'unico problema è che bisogna vedere se si faranno playoff, perché penso che le prime 3 squadre si stanno distaccando, anche se Palermo ha perso.